Il reparto BMW Motorsport compie 50 anni e decide di farsi un bel regalo di compleanno, rispolverare una delle sigle più famose della sua storia, CSL. Già nella sua versione di base la M4 è una macchina adatta all'utilizzo in pista e lo è anche se nel corso del tempo ha guadagnato parecchi chili rispetto all'inizio della stirpe quando si chiamava ancora M3 Coupé. Però una variante come questa CSL era importante per ricordare tutto quello che BMW Motorsport ha rappresentato, che rappresenta ancora oggi e che intende rappresentare anche in futuro. E un'occasione migliore del 50° compleanno era difficile da trovare. La sigla CSL sta per Coupé Sport Leichtbau e dai tempi della M3 E46 indica la versione più estrema, più senza compromessi e più leggera di tutta la produzione M. Tutto questo torna sulla M4 con dei valori che fanno impressione. La macchina è più leggera di 100 kg rispetto alla M4 Competition e quindi raggiunge un valore di 1625 kg omologati. Al lavoro svolto sul peso, come nel caso della M3 E46, ce n'è stato un altro in parallelo sul motore. Qui il 3000 turbo 6 cilindri in linea ha raggiunto i 550 cavalli e 650 Nm. L'unità è abbinata, come sempre, come sulla M4 Competition, a un cambio automatico a 8 marce e con questa combinazione è in grado di esprimere prestazioni da supercar. 3 secondi a 8 sullo 0-100, 307 km orari di velocità massima e soprattutto, da quello che si aspettano gli ingegneri del reparto M, questa qui sarà la BMW più veloce di tutti i tempi e lo dimostrerà al Nürburgring con un tempo sul giro di molto inferiore ai 7 minuti e 28 attualmente detenuti dalla M4 GTS. La CSL è una M4 piena di dettagli interessanti. Adesso iniziamo a osservarli qui dal frontale perché ce ne sono parecchi già nel muso. Allora, uno prima di tutti sono i fari frontali con questa colorazione gialla che è quella delle serie speciali, è già comparsa sulla recentissima M5 CS e qui torna per sottolineare il carattere unico di questa variante. La seconda cosa che voglio farvi vedere è questo logo BMW un po' particolare perché è una versione celebrativa del 50° compleanno del reparto M e secondo me è veramente molto molto azzeccata perché ricorda gli anni 70 in questa colorazione così particolare. Passiamo alla tecnica e osserviamo quanto è cambiato aerodinamica e raffreddamento nel doppio rene perché praticamente non ci sono più listelli, è tutto aperto per agevolare il raffreddamento di un motore che è affamato d'aria. Parlando d'aria passiamo allo splitter inferiore che è nuovo rispetto alla M4, è un profilo che sulla M4 e sulla M4 Competition non c'è ed è stato inserito qui per aumentare la deportanza dell'anteriore. Parlando di parti in carbonio, passiamo infine a questo cofano che è realizzato interamente in fibra di carbonio con uno stampo diverso rispetto a quello di alluminio dell'M4 normale. Si vede qui una parte in fibra a vista veramente molto bella, ma quello che è più importante è che questo pannello di carrozzeria consente di risparmiare da solo 1,5 kg rispetto all'originale. Allo stesso modo in cui le luci caratterizzano in maniera inconfondibile il frontale dell'M4 CSL, avviene lo stesso anche qui al posteriore, perché, come abbiamo visto sul muso, anche qui sono stati adottati dei nuovi proiettori laser che personalmente trovo veramente bellissimi perché sono molto essenziali e sportivi allo stesso tempo con questi filamenti di luce. Abbiamo parlato tanto anche di fibra di carbonio e continuiamo a farlo qui al posteriore perché, adesso ve lo mostro, anche il cofano del vano bagagli è stato realizzato in questo materiale. E mentre davanti il risparmio del cofano motore è stato di 1,5 kg perché la parte originale è realizzata in alluminio su M4 e M4 Competition, qui sono stati tolti ben 6,7 kg perché il cofano del vano bagagli sulle versioni classiche dell'M4 è realizzato in lamiera.
Un'altra cosa da sapere è che dentro sono spariti i sedili posteriori, quindi altro risparmio di peso, e qui al loro posto c'è un pannello di lamiera a sua volta molto leggero. Continuiamo a parlare ovviamente di riduzione di peso e passiamo a spostare l'attenzione qui a questi spettacolari scarichi inseriti dentro un estrattore veramente gigantesco. Questi terminali appartengono a un impianto che è stato realizzato in titanio e pensate che soltanto l'elemento del silenziatore ha consentito di risparmiare 4,3 kg rispetto all'originale. Il lavoro di affinamento svolto sulla versione CSL naturalmente non si è limitato alla riduzione del peso, ma ha toccato anche tantissimi aspetti del telaio e di conseguenza della guida sportiva. Uno di questi sono i nuovi cerchi che sono ultra leggeri e sono specifici di questa versione, che nascondono un impianto frenante carboceramico ovviamente di serie. Anche le sospensioni sono state ritoccate e qui per esempio al posteriore sono state sostituite le classiche boccole in gomma, ma con dei nuovi elementi che sono in acciaio. Passiamo all'assetto, assetto ribassato di 8 mm e soprattutto all'anteriore con un angolo di camber più negativo per migliorare la precisione nel cambio di direzione. Ma adesso passiamo agli interni perché anche qui le novità sono tantissime e sono tutte molto molto interessanti. Se gli esterni vi ricordano quelli di un'auto da corsa, qui nell'abitacolo ci troviamo veramente in un ambiente molto molto estremo e a caratterizzarlo in questa maniera sono prima di tutto questi spettacolari sedili a guscio che non sono realizzati soltanto in fibra di carbonio ma appunto hanno una struttura a guscio esattamente come sui modelli da competizione. Tutto questo che cosa comporta? Un risparmio di peso di 24 kg rispetto a dei sedili tradizionali e di 14 kg anche rispetto a quelli in fibra di carbonio ma non a guscio di M4 e M4 Competition. Andiamo avanti con la riduzione del peso perché, come abbiamo detto prima, qui dietro non c'è un sedile posteriore che è stato sostituito da due cavità per i caschi e anche altri elementi sono stati rimossi. Guardate qui, non c'è il bracciolo centrale, è tutta cava questa parte e anche la corona del volante, in questo caso sulla CSL, è stata rivestita in Alcantara, che è un materiale ovviamente leggerissimo. Se avete ancora qualche dubbio sull'anima racing di questa macchina, qui sotto c'è anche un estintore per l'uso in circuito. Parlando dell'esperienza in circuito, non possiamo non menzionare la M4 GT3, che è la versione da corse clienti della M4 stradale, perché su questa CSL tutta l'esperienza che è stata fatta in circuito su questo modello si ritrova nella parte dell'elettronica. Come sapete, le nuove M3 ed M4 hanno un sistema di controllo di trazione molto evoluto che permette di regolare su 10 diversi parametri il suo intervento. Ebbene, sulla CSL è stato modificato sulla base di quello della versione da corsa, la GT3, ed è stato modificato nella seguente maniera. I primi 5 livelli di intervento sono assolutamente identici rispetto a quelli di M3 ed M4, per un uso stradale più agevole e più normale, per così dire. I 5 livelli superiori invece sono quelli per l'utilizzo in pista, quindi dal 6 all'8 ci sono le tre modalità per l'asfalto asciutto e il 9 e il 10 sono quelli che servono invece per la guida in pista su bagnato. Tutto è stato studiato, come mi hanno raccontato i tecnici di BMW Motorsport, nell'ottica del tempo sul giro, quindi la guida e gli interventi del controllo di trazione sono estremamente precisi e favoriscono un andare, una guida molto fluida, molto pulita e molto corretta, appunto per ottenere i migliori tempi sul giro. Ultima cosa da raccontare, anche le strategie di funzionamento del cambio automatico 8 marce sono cambiate per ridurre ulteriormente i tempi di passaggio tra una marcia e l'altra.